Le piogge abbondanti tra una breve tregua e l'altra hanno ingrossato i fiumi, causato frane come quella di Bucchianico e dissestato strade come la provinciale 8 che da Rocca Montepiano porta a Chieti. Il sindaco Dario Marinelli ci dice che il comune è intervenuto subito, ma fa un duro attacco alla provincia di Chieti che dice si è azionata solo giorni dopo e alla quale più volte si sono appellati per le strade in pessime condizioni. Qui siamo in contrada Reginaldo. Ascoltiamo il primo cittadino. Siamo qui sulla strada provinciale 8, a monte dell'abitato di Reginaldo, dove con le piogge di questi giorni la strada provinciale si è aperta totalmente, a seguito dell'ostruzione di tutte le cunette, a partire dal confine con Casalincontrada a scendere fino a Rocca Montepiano. Ogni pioggia, la contrada di Reginaldo prende acqua che scende a partire da Casale e si riversa sulle banchine che oggi sono tutte crepate, aperte e il rischio di crollo è imminente. Abbiamo segnalato la cosa dell'ostruzione delle cunette già da anni. Per ultima, un'ultima comunicazione fatta a marzo 2022, all'apertura della prima crepa, abbiamo segnalato che andava riaperta immediatamente una cunetta, che è questa. Alla provincia di Chieti, mi scusi se la interrompo. Sì, alla provincia di Chieti, che questa è la richiesta. Alla prima apertura della crepa abbiamo subito segnalato alla provincia di riaprire questa cunetta, che non è stata mai fatta. Da giorni, prosegue il sindaco di Rocca Montepiano, l'acqua ha iniziato a scendere anche in alcune case. Proprio ieri, personalmente ho mandato il mio mezzo comunale a riaprire questa cunetta per evitare di far crollare la strada. La provincia proprio 3 giorni fa ha emanato un comunicato dove si parla di 3 milioni di euro di interventi. Sulla provincia alle 8 non c'è nemmeno un euro. Sindaco, è vero che gli stessi residenti si sono dati da fare assieme agli operai del comune? Sì, gli abitanti di Reginaldo molte volte hanno aiutato il comune per far sì che questa strada non franasse sulle loro case. È vero che i residenti vogliono denunciare la provincia? Sì, alcuni lo hanno già fatto perché puntualmente si ritrovano scantinati e terreni riempiti dall'acqua che viene da Casalincontrada, diciamo, e non è più possibile sostenere questa cosa. A Bucchianico il comune ha aperto il COC, il centro operativo comunale, soprattutto per tenere sotto controllo la grande frana che si è aperta nella zona tra via Santa Chiara e il centro storico, con l'evacuazione di alcune famiglie. Ecco nelle immagini di Alberto Capo qual è la situazione oggi. Il sindaco Tracanna ha sottolineato come già mesi fa sia stato interessato il Genio Civile, ciò potrebbe produrre un'accelerazione dei lavori. Intanto è stata rinviata, probabilmente ai primi di giugno, la sentita festa per Sant'Urbano con i banderesi. Qui i residenti avevano già segnalato crepe. E qui però c'è forse un po' di timore per questa frana o no? Sì, perché è una cosa che si è verificata sotto la strada, in profondità. Lei ha sentito la frana? Eh sì, stavo in casa, mi ha chiamato la mia inquilina che sta sopra. Ha detto, Loreda, esci, che stai frana. E dopo scorreva acqua e fango. Ci stavano le transenne da tanto tempo, perché c'erano delle crepe sulla strada. Avete timore per queste frane? Beh, oddio, un po', comunque. Si convive.